Il Friuli d'Occhio, la vetrina dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, anche a livello internazionale, rappresenta la qualità di questo territorio. Ma assolutamente, siamo ormai a oltre 20 edizioni che abbiamo in qualche modo collaudato negli anni, rinforzando anche le relazioni con i paesi vicini, con le regioni vicine. Adesso vogliamo puntare ancora di più sulla qualità dei nostri prodotti e l'abbiamo fatto anche cambiando un po' così la fisionomia, i colori di Friuli d'Occhio, anche perché c'è un investimento importante che sta facendo la regione sull'agroalimentare, lo abbiamo voluto sottolineare in questo anno che è l'anno di Expo e credo insomma che sarà apprezzato dai nostri cittadini e auspichiamo davvero che diventi anche questa un'edizione dei record. Qualcuno ha paragonato questo Friuli d'Occhio alla matrice dell'Expo? Beh sì, diciamo che il sindaco appunto si è divertito a ricordare che forse è proprio Expo che ha copiato questa fortunata serie che abbiamo fatto in questi oltre 20 anni qui a Friuli d'Occhio e credo che abbia in buona parte ragione perché siamo riusciti davvero a mettere insieme il territorio e i nostri prodotti e questo è molto bello. Una grandissima vetrina, una festa popolare però consapevole sempre di più delle grandi potenzialità turistiche e di promozione dei nostri prodotti. Sappiamo benissimo quanto sia importante per il Friuli la promozione dei prodotti agroalimentari per il nostro PIL e per le nostre produzioni. Siamo assolutamente convinti di continuare a tutelare la qualità di queste produzioni anche andando fra virgolette a bastonare coloro che realmente non sono sulla strada della qualità ma sono su altre strade e purtroppo danneggiano anche quelli che lavorano molto, molto seriamente e poi una festa popolare come dicevo, quindi una grande festa di popolo e la capacità quindi di stare assieme, di fare comunità e di guardare al futuro cercando di tenere tutti assieme. Assessore Sciauri, l'Expo è una vetrina mondiale della vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia e dell'agroalimentare. Friuli d'Occhio è diventata una vetrina locale e a livello internazionale anche. Spero e stiamo lavorando per questo, siamo convinti che già lo sia e che si può addirittura ancora migliorare. Friuli d'Occhio deve rimanere festa popolare, deve rimanere festa della gente, del Friuli, ma anche dei tanti turisti, quindi una manifestazione molto partecipata, ma deve essere anche in grado, lo stiamo facendo in piena sinergia, ed è giusto dirlo, con l'amministrazione comunale di Udine, stiamo cercando di fare un percorso che ci permetta di far conoscere, valorizzare le nostre peculiarità alla massima possibilità dei cittadini e sostanzialmente anche far conoscere le nostre certificazioni, i nostri prodotti di eccellenza. Crediamo che sia una grande festa ma può avere anche una fortissima valenza promozionale, didattica e anche di conoscenza dei nostri prodotti. È una sfida e siamo convinti che anche il ritorno di partecipazione ci darà ragione. Friuli d'Occhio tramite l'ERSA è diventata una vetrina tematica dei prodotti. Sì, con l'ERSA quest'anno abbiamo assunto un impegno ancora più forte degli anni precedenti, abbiamo oltre che via Mercato Vecchio una nostra presenza anche in piazza San Giacomo con l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia ma anche con degli spazi laboratorio per i bambini ma anche con la presentazione dei prodotti di nicchia come delle reti d'impresa. Quindi le eccellenze vere sia in termini di aggregazione sia in termini di produzione ma ripeto sia in termini di sicurezza alimentare e di certificazione che questa regione propone.